To try to change and to sunshine, to be someone among
Oggi vivere al meglio significa essere se stessi e ascoltare tutta la musica che si ama. Spotify Premium ti permette di ascoltare brani senza annunci. Sarai solo tu con la tua musica. Torna a Premium e approfitta di 3 mesi a 9,99. Tocca il banner e scopri di più. Prodotto con Soundtrap? Prodotto con Soundtrap? Anche questo prodotto con Soundtrap! Crea una canzone in pochi minuti! Usa Soundtrap, uno studio musicale online facile da usare, altamente collaborativo e che funziona su ogni dispositivo. Provalo gratis! Basta cliccare sul banner per iniziare. Soundtrap, il tuo studio ovunque, da Spotify. Buonasera a tutti, ci siamo, finalmente è arrivato il fatidico giorno, ragazzi. Il format dell'anno, il format del secolo, ma che dico del secolo, del millennio ragazzi. Abbiamo startato finalmente questo grande format dove intervistiamo appunto gli streamer. È il primo streamer, è quello che, ragazzi, io amo, si può dire che lo amo ragazzi, ma lo amo io, lo amate anche voi, perché comunque è un personaggio che merita di essere amato. Quindi, ragazzi, bando alle ciance e mani alle ciance, disse qualcuno, ma meglio evitare questi riferimenti puramente, diciamo, casuali, va, mettiamola così. Io vi presenterei. Ragazzi. Vi presenterei. Lo facciamo dire a lui? A chi? A chi, ragazzi? A chi vi presento? Ditelo voi, ragazzi. Dai, no, non è FIFA Kill, ragazzi.
Mi dispiace, ma non è FIFA Kill. Mi dispiace, ma non è FIFA Kill. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Dai, 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 dai. Un piccolo sforzo. Dai, dai. 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 Piccolo sforzo, ragazzi. Oh, il bullo di Twitch. Ma che significa il bullo di Twitch? Ma che significa il bullo di Twitch? Eh? No, 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 non è lui, non è lui, non è lui. Ma ragazzi, ma lo sapete chi è? Ma lo sapete chi è, ragazzi? Ma lo sapete chi è? Lo sapete? Ragazzi, lo sentite? Lo riconoscete? Da come ride, ragazzi? Da come ride, ragazzi? Da come ride? Che merda che sono comunque. Si è sentito? Attenzione, è uno che dice pronto? È uno che dice pronto? È uno che dice pronto? Eh? Buongiorno, buongiorno, buonasera, buon cuore, insomma. Dipende, dipende da che ora ti svegli. Poca roba, tre qualcosa. Io c'ho la live accesa, si sente tutto. Vabbè, meglio, meglio. Accendiamo la live, non è un problema. Allora, mi sentite ora? Mi sentite ora? Che cazzo? Oh, adesso sì, adesso sì. Bull mi sente pure, vero? Guarda subito, pelle la merdaccia che si è messo nel canale Discord. Si è inserito. Lo vedete bene, Bull, ragazzi? Perché gli dobbiamo fare la carta d'identità adesso, eh? La prima cosa da fare è la carta d'identità, eh? Allora. Mi piace la Però coppola? la mia, c'è il codice fiscale sbagliato sopra. Vabbè, ti piace la mia coppola, Bull? L'ho presa in Non Sicilia, male, non male, guarda. Figa, eh? Poi sono messo sta camicetta, ho detto mi veste elegante. non male. Diciamo sua, diciamo sua, diciamo sua. Ho detto c'è Bull e mi veste elegante. Allora, ragazzi, Bull, come sapete, è uno streamer di Twitch, è uno streamer con un passato, un presente, un futuro abbastanza, diciamo, glorioso per le gesta su un gioco in particolare, direi, no? Un gioco in particolare. Non è che è Fall Guys. No, 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 non è Fall Guys. Iniziamo, ragazzi, iniziamo subito. Allora, tu devi sapere, Bull, che io sto sperimentando un software che ho comprato praticamente un aggeggio su Wish, che Ah, quindi funzionerà è sicuramente. una cosa fantastica. No, no, è una cosa fantastica. È una tecnologia nuova che è stata sviluppata in Cina. Questa tecnologia permette, durante le live, proprio è specifica, è studiata per Twitch, durante le live permette di fare uno screenshot di quella che è la tua, diciamo, foto, no? Nella cam, e automaticamente viene impressa poi in un'immagine che noi andiamo a comporre con i tuoi dati. Quindi proprio elabora una carta d'identità con una foto precisa della tua cam. Vedi, Anna, c'è mo. la spada, c'è la stanza, tutta, c'è la tenda dietro, rossa, insomma, no? Non male, Facciamo una prova. Mi fai diciamo un sorriso in cam che io scatto la foto? Mi fai un sorriso? Tac, ok. La foto è scattata e adesso compiliamo la carta d'identità dello streamer di oggi, ragazzi. Qual è il tuo nickname, abbiamo detto? non so. C'è Cioè, scritto. guarda, è C'è uscito scritto sotto la pure. cam. Quindi scriviamo Bull TV. Attivo Ok? basta, non te lo scordare, Bull TV. Nome? eh? Andrei. Andrei. Dove? No, Vedi no, un nel po' tu. senso. Lo ti porto il cuore. Questa è una battutaccia, ragazzi, che io faccio spesso, ma cos'è? Terribile. Cognome. Cognome. Dimmi un cognome facile, va. Dici che significa un cognome facile? Uno facile da scrivere, ecco. Andrei per i boschi.
Vabbè, no, aspetta. Facciamo lo spelling. Io avevo scritto Provoschi per provare, ma non è quello. Provoschi? No. Cioè, ho detto una cosa a caso mentre provavo. Vai, come è scritto? Non è Porcello, Antonio. No. Porcelloschi, tu sai più. No. Andrei Bulloschi, che ne so. Facciamo Porcelloschi. Ti piace? No, Porcelloschi no. Ok. Quindi, P di Palermo? Giusto? Ma io che ne so? No, il tuo cognome, come che ne sai? Ma te devo dire il mio cognome. Ma dimmi uno fittizio, dai. È fittizio. Bullowski. Bullowski. Con la doppia V, vai. Bullowski. Perfetto. Sì, Bullowski, così va bene, dai. Nato il... nato il... E mo vai a ricordarti quando cazzo sono nato. passato un sacco di tempo, dici te. 29 anni fa, ma posso ricordare una cosa di 29 anni fa? Infatti, ragazzi, pure voi, cioè, dai. Allora, nato il... 12 dicembre 92. 12-12-92, ragazzi. Questi sono dati sensibili, attenzione. Occhio. Non scherzate, occhio. Perché sono molto sensibili questi dati. Occhio quello che fate con questi dati. Ok. Dove sei nato? A Moldavia. Cittadinanza? Che cittadinanza c'hai? Tutte e due. Allora, tutte e due. No, mettici la Moldava, no, animale. Allora, Moldava italiana. Italo Moldava pronto. No, senza il pronto. Mettici pure pronto. Italo Moldava. Residenza, tu sei a Roma, se non sbaglio, no? Vorrei vedere. Roma, via. State che via. Si muovono. Perfetto, via. No, non mettiamo la via vera perché poi la... Via Paddara, mettiamo via Paddara. Via Paddara. Via Paddara numero DS4. Diciamo numero così. DS4 via Paddara, virgola DS4, ok, ci sta, mamma, ci sta. Italo Precerossi. Questa ci è piaciuta. Che si studiate, eh? Allora, ripetiamo, via Paddara, virgola DS4, assolutamente, ok, questo lo saltiamo, non mi ricordo cosa c'era scritto, lo saltiamo, cosa c'era scritto qua, che c'era, Roma, via, oh, chi lo sa, professione, vai. Professione, sì, nulla professione. Facente. Nulla facente, mettere anche tanto streamante. Ti piace? No, brutta. Nulla facente, vai, no, è brutta. Statura? Anche no. Quanto nulla facente, tanto streamante. No. Statura, che è 1,90, boh, non lo so. No, sei 1,90, sei come me? Sì, sono alto. Minchia, 1,90, ok. Forse 1,88, forse un po' di meno. Dai, 1,88, dai. Capelli, ci sono? Sì. Sì, ci sono. Qualcosa c'è in testa, poca roba, ma c'è. Ci sono. Occhi, due. È un classico, due. Proprio, due. Due, occhi, due, sì. Segni. Segni, che ne so. Segni. C'è un segno che parte? Tatuaggi. Sì, c'è un graffio qua sul collo, cioè, si vede? Graffi al collo. Grazie al collo che a momenti mi ammazzava. Grazie al collo. Era una trave. Mm-hmm. Perfetto. Grazie al collo. Ok, noi adesso, ragazzi, inseriremo nel database che si unirà a questo codice. Database. Sì. Si unirà a questo, diciamo... no, Pelle, sei mutato su Discord. Perché? Che cazzo vuoi, Pelle, tu su Discord? Non è il tuo momento. Dai. Allora, inserisco e adesso praticamente verrà elaborato... Ah, qua mi dice di inserire qualcosa. Mettiamo un trattino, vai. Inserirà tutti i dati, verrà elaborata la carta d'identità di Bull. Mamma, ragazzi, mia. Ecco qua. Inizia, La carta d'identità è stata creata, la foto dovrebbe essere esattamente quella che abbiamo fatto prima. Vediamo che nessuno la usi per prestanome. Esatto, ragazzi, vediamo. Eccola qua. È lei? Fa vedere. Perfetta, ragazzi. È uguale? Sì, i colori un po'. Ma che cazzo è? Giusto? Giusto. Come? Scusa, c'è la spada? Vabbè, la foto è... C'è la tenda. Ma la tenda, sto cazzo, l'hai messo il blu sulla tenda? Evidentemente c'è un po' di delay, forse c'era. Forse c'era il delay, forse ha preso... Non lo so, comunque, ragazzi, ma per parte tutto, voglio dire, è fatta bene. Vabbè, dai. Pure l'impronta madre. Sì, questa è l'impronta dell'alluce, perché questa prende l'impronta dell'alluce, non tanto.
Però e qua c'è una firma, perché tu firmi, diciamo, stato civile, no? Fuori legge, criminale, insomma. È area stato civile, quello che non ci ricorda. Meno male che così rimane sempre nel dubbio, diciamo. Dai, rimane un nel poco dubbio. Civile, siamo rimane un poco nel civile, dubbio. Poco civile. Comunque, ragazzi, abbiamo scherzato un po' così per introdurre questa live, ma dobbiamo partire effettivamente con le domande che gli dobbiamo fare. Con le segni particolari MK. Ciao Ale. Alex, bello, ciao Alex. Allora, ragazzi, la cosa dimmi. La foto ti è uscita proprio perfetta, tocca dirlo, eh. Ragazzi, ho ordinato su Wish, non è che l'ho presa da MediaWorld, è normale che è un po' sgranata, però diciamo è lei, cioè la foto è quella. Beh, c'è pure la barbetta, l'hai vista la barbetta? Guarda. Mamma mia, il ciuffettino sotto la capretta. Guarda che dettaglio, sta. Che dettaglio, la barbetta, il sorriso, le cuffie, non ci ho messo il joypad che non c'entrava. Meglio così. Ragazzi, noi adesso dobbiamo passare alla parte, diciamo, abbiamo scherzato, adesso passiamo alla parte un po' più seria dell'intervista, perché adesso, ragazzi, io c'ho un bot, come tu sai, si chiama Ixiobot, e questo bot mi ha detto praticamente così, dal nulla in chat, da solo, perché si anima, mi ha scritto, voglio fare delle domande a Bull, o meglio, io ti faccio le domande, però è lui che mi darà le indicazioni, cioè lui mi darà... Perché sei facissimi, cazzi, su questo? Cioè, sì, capito, lui mi darà, diciamo, degli spunti, sì, come sarà lui, come? Sarà lui, infatti... Andiamo. Hai infame? Andiamo su. Vai. Dimmi. Sì. Ok, vai. No, giustamente. Quando cambi cosa, no? Quando cambi scena, che c'è? La scena. Grazie OBS, adesso dovreste sentirmi, ragazzi. Allora, vabbè, ragazzi, l'importante è che mi sento io, ragazzi, poi, l'importante è che si sente Bull, ragazzi. Tanto lui risponderà alle domande. Io gli chiedo magari la ricetta della parmigiana, lui risponderà con quella della carbonara. Bene, non sapete che la domanda era un'altra. Quindi, in questo momento io chiamerei in causa proprio Ixiobot per partire con la prima domanda. Momento serietà, ragazzi, momento serietà. Pelle, Sido, momento serietà. Vediamo che cosa dice Ixiobot, ragazzi. Prima domanda, ecco. A come amicizia. Allora, questa è una domanda impegnativa, eh. Dimmi una cosa, tu cosa ne pensi innanzitutto dell'amicizia e, diciamo... Che differenze riesci a fare o comunque tra la vita reale e quella in live? Perché è difficile spesso, magari anche, no? Qual è il tuo punto di vista? Allora io principalmente sono una persona che dà subito la confidenza, cioè mi apro subito con le persone. Però comunque sia, cioè, tra live e vita fuori dalla live sono due cose completamente diverse, ragazzi. Cioè, l'amicizia quella vera lì, c'ho due amici, ce n'ho tanti, due, quelli basta, non c'è uno di più nella vita. E quella è una cosa. Uno è moldavo, se non sbaglio, pure? No. Quindi no, non è quello che... Oh, Sido, grazie Sido per gli applausi. Quindi, diciamo, ti posso chiedere se ti è spesso capitato di incontrare comunque dei tuoi followers dal vivo? Dal vivo no, sono più magari amici reali che sono anche poi diventati tuoi follower. Sì, quando quello tu, sì. Tipo mi viene in mente Alex, penso, no? Alex il socio. Porco cane, no, aspetta, a me mi sono incontrato con Alex. Vedi. Attenzione. Me l'ero scordato. È venuto a Roma, cioè più che io da lui, è venuto lui da me. Mi ricordo questa cosa, che vi siete incontrati, che io poi sono un attento osservatore, sono un cacacazzi, però sono un attento osservatore. Mi sono proprio scordato questa scena. Sì. Abbiamo fatto uno scontro, ci siamo scontrati, mica una botta, è successo bellissimo. Però dai, alla fine non è facile a volte, secondo me. Cioè, che poi aspettano, ci siamo incontrati solo con Alex, ma anche con Daigoro. Daigoro l'hai conosciuto pure, diciamo... Daigoro, io mi sono incontrato prima con Daigoro, poi con Alex, la Fiera di Roma, quando c'è stata la Fiera di Roma, no? Che cos'era? Tu
Comic-Con, non mi ricordo. Mi pare sì, perché lui aveva fatto un'esposizione, ma esatto. Poi a questo ci arriviamo pure. Non so se Xiobot vuole farci un'altra domanda, così magari andiamo avanti. Vediamo che cosa dice. No, questo è il gioco dell'alfabeto, ragazzi. Io non sono io che scelgo le domande, cioè io prendo spunto da quello che mi suggerisce Xiobot. Ah, ecco qua. Ecco qua, ragazzi. Ecco qua. B come bulldozer. Allora, su questa cosa ci devi spiegare tanta roba. Nel senso che c'è stata anche un po' una diatriba sul fatto che bulldozer, a un certo punto, la gente che flammava. Ma non si scrive così. Ma giustamente, forte della tua voglia di dire: ma che cazzo me ne frega a me come si scrive? A me piace così. Cioè, no, ci spieghi un po' com'è nata anche. Com'è nata? Altro, no, erano tutti presi i nomi, tutti. Ma com'è nata questa cosa di bulldozer? Non te lo so dire, no. Non, semplicemente, così, all'improvviso. Reato, bulldozer, vai bulldozer. Non ci ho pensato più tanto, Ma non c'è stato qualcuno che ti ha chiamato per prima bulldozer e dopo? No. È stata sempre una cosa che è venuta a te. Sì, è venuta così all'improvviso, cioè vabbè, chiamasi bulldozer. E poi invece hai cambiato nome da meno di un anno, in realtà, da poco, pochi mesi. Perché, se non sbaglio, un po' tutti quanti, diciamo, ti suggerivano di usare qualcosa che era più facilmente anche ricercabile, no? Assolutamente, identificabile. Era troppo complesso quello che avevo. C'era lo 0, c'era il 3, c'era una L invece di 2, 2 Z invece di 1. C'era proprio fatto male. Hai notato qualche cambiamento da quando hai cambiato nickname? Il cambiamento c'è stato da quando ho cominciato a frequentare Stormy, non da quando ho cambiato nick, sinceramente. Ah, perché? Quindi dire che il nick ha fatto chissà che cosa, boh, non credo. Dal film di Bud Spencer, scrive Versace Antonio, ma chi è Batman versione fagioli? Chi è Bud Spencer, Antonio? Vabbè, io lavoravo Pelle dice: lavoravi come una ruspa e per questo hai preso spunto. Vabbè, Pelle, guarda. No, che... magari. Pelle. Andiamo avanti, dai, Xiobot. Cosa ci dici, Xiobot? Bud Spencer. Oh, ragazzi, C come Claudio. Cosa significa Claudio. Xiobot? Ma tu ne sei più di me. Ma chi è questo Claudio Xiobot? Bull, ti viene in mente qualcuno a te? Chi è questo Claudio? Assolutamente, il buon Candy. Ah, Candy, perché? Certo. Perché? Secondo te perché Xiobot ti ha nominato Candy? Cosa... Non lo so, forse... C'è stato a un certo punto, forse un punto di contatto con un grosso streamer Claudio. È stato Claudio che mi ha fatto conoscere Storm. Cos'è successo? Cioè, come vi siete trovati con Claudio? Come ci racconti un po'? Semplicemente ci siamo scontrati su Rebirth. Mi ricordo i primi game che lui giocava con Moon. E non mi ricordo Jack e non mi ricordo chi altro. Quindi vi siete trovati contro, diciamo, all'inizio. Sì, ci siamo scannati per bene. Mi ricordo pure, erano le scale vicino a casetta dello shop, Party House, le scale lì. Sì. E pensa che in meta c'era il gallo. C'era il gallo in mezzo, ci stavamo pompando. Immagino Jack ci dava addosso col gallo. Perché Jack, c'era Moon che ci stavamo scannando a vicenda l'un l'altro. Sì, ci stavamo proprio spompando addosso. Mi stai sbloccando dei ricordi fantastici. Ma guarda che questo format me lo sono studiato andando a vedere roba anche da te di un anno fa, due anni fa. Cioè, non pensare. Studiata. E poi Candy è venuto, siamo scritto un par di volte, io ho detto: oh, quando vuoi ci facciamo qualche partita assieme. Ho detto assolutamente sì, siamo scontrati, cominciamo a giocare, poi piano, Matteo stava da solo, dicevo andiamo a giocare con Matteo, che te devo dire. Ma è stata subito la cosa, non è che dici ho giocato tanto tempo con Candy, capito? Ho giocato poco, cioè proprio ci siamo messi d'accordo, facciamo due partite, boom, tipo una settimana nemmeno, subito con Matteo. Era quando ho cominciato con Matteo, quindi... non ho mai smesso. Sì, perché io ho visto quel momento che in realtà Claudio era ritornato su Warzone, se non sbaglio, perché l'aveva lasciato per un po', andando su GTA. Sì, giocava molto su GTA poi un periodo. Va bene, Xiobot. Ecco qua, questa è un'altra curiosità. Comunque te le vai cercando, cioè, mica... ragazzi... mi piace questa roba,
di come dai Goro, dai, un po' diciamo che ci hai detto già un qualcosa prima, perché comunque io non sapevo che dai Goro lo avessi conosciuto tramite Twitch, però ho notato che dai Goro comunque, anche se non si fa vedere spesso come prima sicuramente, però è un tuo grandissimo sostenitore. Cioè, si vede proprio, al di là degli abbonamenti, queste cose qua, no? Si vede proprio che è uno che ti stima, ti, no? Pertanto... Nel periodo ci sentiamo ogni giorno, cioè anche se senza Twitch, cioè anche fuori, anzi sono più fuori Twitch. Ciao Twitch. Boco, grazie Boco. Era per il primo periodo, per diversi mesi, c'era questo trio, io, lui e Blast... ci si sentevamo proprio ogni giorno, oltre che con Twitch. Poi comunque sia, lui ha fatto un'entrata sul mio canale Twitch devastante, cioè sub, boom, 30 sub ha donato, via. Madonna. Cioè, io c'avevo tipo 30 sub in totale quel periodo, forse. Cioè, sì. Arriva lui, boom. Cioè, io faccio 30 sub in un mese, arriva lui, me ne dà ma lui proprio ha fatto follow, sub, 30 sub. Porca miseria. Io lo guardavo e ho detto, ma scusa, ma che problemi hai tu? Che problemi hai tu? Shadon. Sì, perché poi a un certo punto un po' di imbarazzo anche ti viene addosso, no? Quando... Ma sì, perché non sai come reagisce. Come reagisce una roba? Non sei abituato, no? Come fai a reagire una cosa del genere? No. Cioè, non sai che dire. Ma pensa, io mi sono sentito... C'è stato Antonio una volta che ha buttato 5 sub, già mi sono sentito piccolo, mi volevo nascondere sotto la scrivania. Perché, e quindi, non è, capito, mai una cosa, immagino, che dà di più, che dà di meno. Infatti. Poi specie chi diciamo lo fa perché comunque gli piace, non capito, non... Esatto. Poi dipende pure dalle possibilità, se uno fattura, uno come dai Goro fattura, che fattura... Se proprio devi fatturare, devi scaricare in qualche modo, scarica da me, cazzo... Vai. Lui c'ha una regola: figa fattura due volte. Porca miseria, Antonio. Dai Goro è unico e solo che lo discute. È solo un folle, dice Blast. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Dai, Ixiobot, che ci dici? Andiamo avanti, Ixiobot. Per carità, avrà i suoi modi, perché ha i suoi modi. Però se lo capisce, è fenomenale come persona. Pure fuori da Twitch, perché io sono stato moltissime ore. Cioè, io sono stato proprio al suo stand proprio qualche giorno. Sì. Quindi fuori da riflettori, fuori da tutto, proprio non... Cioè, proprio il cazzeggio perenne, proprio. Ok. Che comunque non è spesso l'impressione che dà... No. È fatto come è fatto, perché potresti fraintendere come è fatto, perché magari potrebbe dare quell'idea, no, di essere autoritario, no? Che magari... Sì. Fa il cazzone, tra virgolette, sì. Ma è... È tutto content quello che fa. Cioè, per chi lo capisce, ovviamente, per chi non lo capisce, giustamente, o ti sta simpatico o ti sta sul cazzo. La stessa cosa come ogni streamer su Twitch. Cioè, o ti piace o non ti piace. No, non c'è. È difficile che ci sia una via di mezzo. E invece questa edilizia, come la intraprendi tu? Come la... Edilizia. Che significa? Che significa? Dammi una mano. Che vuol dire? Ma tu hai lavorato? Lavori? Hai fatto qualcosa? Tu considera che la casa dove vive mia madre, praticamente la gettata, tutto i muri, tutto quanto è stato fatto da capo. Cioè, io stavo lì, impastavo il cemento, porco cane. Ah, quindi, portavo. Ecco, quindi comunque ti sei rotto un po' le ossa. E ho beccato un giorno, impastato una cosa come un camion sia di sabbia, che erano più di 2 tonnellate, più metà camion di cemento, che erano più di 1 tonnellata, credo. Quindi una cosa, ho dovuto impastare a mano con la pala più di 3 tonnellate di materiale, e difatti l'ho messa infiammata la schiena. Senti di aver fatto dei sacrifici, porco cane. No, ma in generale, cioè, oltre quel periodo mi sono distrutto due vertebre, tra virgolette distrutte. Cioè, ora sto bene, però sono facilmente infiammabile adesso. Ma te l'aspettavi sta domanda da Ixiobot? Aspettavi questa cosa? Ma guarda, guarda che Ixiobot è un cazzo di bot, raga, che va a spulciare, va a spiare tutti i canali. Se ne esce queste cose, vabbè, non lo so. Andiamo avanti, vediamo se Ixiobot è buono o è cattivo con le prossime domande. Dai, andiamo avanti. Buono o cattivo? Grevi. Qua già mi fai capire qualcosa. No, vediamo. Fortuna. F come fortuna. Allora, tu ti senti un tipo fortunato, sfortunato? In generale, pensando alla tua vita. Direi di sì, considerando da dove sono nato, quello... Per carità, non è che stavo nella povertà, ma sì,
Sì, sì, c'è. Ok. Non puoi dire no, per carità, si aveva casa, che pure quella è stata fatta dai miei, diciamo, due lì, in Moldavia. Sì. Però considera che passare dalla Moldavia all'Italia, cioè, come passata sta alle stelle. Oltre col patrimonio, tra virgolette, col patrimonio che ho. Come, quello che mi sono costruito. Come ti sei trovato qui a Roma? Cioè, nel senso, come ci sei capitato proprio? E come ci sono capitato? Mia madre ha incontrato questa persona qui, ci si è sposato, ora sta insieme da, non mi ricordo, più di 20 anni. Ok, quindi tu hai madre italiana e papà moldavo, giusto? Il contrario. Quindi, tua madre... Però, cioè, io sono... No, aspetta, io sono nato in Moldavia, calma. Tu sei nato in Moldavia... Okay. Calma, padre, madre moldavo. Ah, okay. Però mia madre poi è da lì, è venuta qui e si è risposata. Ah, ok, si è risposata. Beh, sì. Insomma, diciamo che da questa domanda siamo andati un po' nel personale, ragazzi. Però va bene, è un modo per conoscere Bull oltre quello che noi vediamo, no? Oltre la live alla fine, no? Assolutamente. Dai, no, che poi parlo spesso di questa persona, del marito di mia madre. Ah, ok. È come un padre per me, non è che... Quanti anni avevi tu? Quando sono venuto qua ce n'avevo 11. Ah, ok. Ora ce n'avevo 29, fra un po' 30. Ma ti senti più romano? Ormai ti senti... Io mi sento solo romano. Se io vado in Moldavia, sono straniero. Cioè, ci sono andato 3 volte in 20 anni, cazzo. Cioè, in 20 anni... E che cazzo? Tre volte in 18 anni. Cioè, vado lì, non... Cioè, intanto non la conosco per niente la Moldavia. Ti capita gente che ti dice, dimmi qualcosa in moldavo, tutte quelle cose là, no? Mi capitava alle elementari. Questo mi capitava alle elementari. Ogni volta elementare i ragazzi chiedevano di parlarci, ovviamente. Vabbè, ma diciamo che a vederti, uno non... Secondo me non pensa che non sei italiano, cioè anche non hai una fisionomia secondo me tanto difficile da identificare. Sì, cioè, questo è vero, capito? non ho una faccia, dei tratti visivi dell'est. Non mi avessi detto nulla, io all'inizio pensavo che tu eri romano, italiano, nato in Italia, poi insomma conoscendoti ho scoperto. Andiamo avanti, Xiobot. Andiamo avanti, Xiobot. Io lo vedo più stronzaccio. Guarda Antonio. No, perché? Perché c'ha ragione. Oddio. G come? Goloso. G come goloso. Che comunque sia, per la fortuna, comunque sia, un'ultima parentesi, la fortuna sì. Uno se la crea anche, però, eh. Questa, ragazzi, vero... questa è una frase... Una fortuna data crea è pure. È vero, ragazzi. Ricordatevi questa frase: la fortuna bisogna anche sapersela creare. Goloso, perché goloso? Perché goloso? Ti reputi uno goloso? No, i dolci non li mangio, ma non mi fanno impazzire. Beh, uno può essere goloso di tante cose. La donna mia, guarda, ti apro sta piccola presente. Guarda che fantastico sto format, te lo devo proprio dire. Guarda, mi stai tirando proprio le cose fuori. Cioè, proprio è male, hai capito? Lo scopo è quello, no? Goloso. Piacere comunque, grazie, mi fa piacere. Davvero, è fantastico. Per quanto riguarda goloso, no? Sì. Sono andato in vacanza, giusto, una settimana fa. Ormai è una settimana, oggi che è giovedì. Sì. O giovedì, è una settimana precisa che sono tornato. Sono andato in vacanza, siamo andati in hotel, pensione completa, no? Sì. Giustamente, si mangiava tutto quanto e si arrivava al dolce. Tu pensa un po' che siccome a me il dolce non mi fa impazzire... Ciao, Kiros. C'era la donna invece che impazzisce per i dolci. Indovina un po'? La donna, per poter mangiare più scelte, che c'erano 3 scelte tra i dolci, lei si beveva il suo e poi si inculava il mio. A me sembra giusto. Eh sì, no? Perché Giuseppe dice: Lolo, ma come quando io so che, per esempio, mia moglie, no? Non può mangiare il pomodoro, ok? Cioè, o meglio, lo tollera quando non è troppo acido. Quindi perché... spesso magari capita che facciamo la pizza, per esempio compriamo le pizze, sì. Io a lei magari dico, ma prendila questa qua, cosa... magari c'è pure sugo, no? Lei dice, ma sì, casomai, se non riesco a mangiarla poi te la lascio. Io subito, sì, vai, cioè, capito? La cosa invece è pure mortale. La cosa invece con me è con la carne. La donna non ama la carne. Quando si tratta di carne, io gli inculo la carne. È un dare avere. È giusto. È un dare avere. Xiobot, con la H, che cosa caspita ci tiri fuori con la H, Xiobot? Sarà con la Fendi, ci sta la Fendi comunque. H come? Hospital. Guarda, hospital. Se la parola hospital, a cosa ti fa pensare, Bull?
a quando mi sono fratturato il gomito, questo gomito qui, questo, il gomito destro. Ora in live sì. Cioè, non, cioè in cam magari sì. Non si vede, però io non, cioè, mentre questo va oltre, cioè si piega, sì, no, qua, no, no, si vede. L'altro lato, questo proprio rimane leggermente piegato. Qua sono cascato. Visto che, tu sei un giocatore da mouse e keyboard, ti fa male anche? Lo avverti? No. Mi fa male se faccio braccio di ferro o se tiro pugni. Ah, ok, vabbè, quando proprio usi uno sforzo grosso, sì. Diciamo, con quel braccio. Okay. Ogni tanto. Però comunque sia, continuavo a lavorare, nonostante... Che comunque sia, mi hanno detto che tramite la lastra, che c'ho un osso qua. Sì. Da qua dentro, c'è un piccolissimo osso separato, che sta per i cazzi suoi. Mi hanno detto, se un giorno ti farà male, ti darà fastidio, ti dovrai operare. Infatti, cioè, voi non lo vedete, ma comunque c'è un pezzo osso che sbuca fuori qua, poco. Sì. Per fortuna comunque sia, danni permanenti al gomito non, cioè, non ne ho, tramite, cioè, tranne se non urto, se urto mi fa male. E invece, pensando a Call of Duty, che è il gioco che tu giochi praticamente da sempre, penso, in live, o comunque è quello che giochi quasi sempre, no? E sì, se pensi a Hospital, pensando a Warzone, ti sblocca qualche ricordo? So, una mappa ad esempio. Ah, beh, ovviamente Verdansk, però non ci andavo quasi mai a Hospital. Cazzo, ma ora che mi si fa pensare, però io scendevo a Ferri e poi è diventato assalto, ma guarda i ricordi che mi stai facendo uscire fuori, guarda che roba. Perché tu non sei stato mai un traiardino su Verdansk, secondo me, più su Rebirth. Più sarebbe... Ma oddio, sinceramente mi piaceva scendere in tre posti, due forse. Uno che era dove era il cimitero degli aeroplani. Com'è che si chiamava? C'erano tutte le carcasse, insomma, degli aeroplani. Dai, dall'altra parte del Porco 2 o Kyros, sono di Boneyard. Boneyard o Saltmine o Quarry, come si chiamava prima. Questi due erano i miei land preferiti. Sai che a me piaceva Storage, perché mi nascondevo così non mi vedevano, magari magari fregavo qualche kill a qualcuno che fetava. Che bello, Verdant, però minchia, se ci ripenso, veramente. Che bella, Verdant. Si vorrebbe tornare indietro, anche solo per un giorno da vivere su tutta Verdansk, proprio da mezzanotte a mezzanotte successiva, proprio, di continuo. Almeno un pochino sarebbe di fascinazione, perché ti trafiora una marea di ricordi. Cioè, alla fine ci abbiamo giocato più di un anno su quella mappa, Sì. È stato bello. Che poi io una certa non l'ho più giocata così tanto, Poi c'è io... C'ho 3000 win su Rebirth, Cioè su Ritorno. Sì. Cioè su Rebirth. Quindi sì, l'ho giocata ma poi l'ho abbandonata. Cioè, poi l'ho abbandonata, facevo solo Rebirth. C'ha ragione Antonio, ero più da Rebirth. Andiamo avanti? Sì. Vai Ixiobot, cosa ci dice? Harry e Bonnier, che ricordi. Allora, idee? Allora... Questo secondo me è un qualcosa su cui secondo me potresti, diciamo, pensarci un po' di più, nel senso, qualcuno spesso pensa che se tu portassi, diciamo, contenuti diversi, delle idee, se riuscissi a metterle in pratica, magari non dico staccandoti proprio da Warzone, ma proprio magari sviluppando un format di Warzone, magari come fanno magari anche in tanti, no? Potrebbe essere una cosa costruttiva. Tu cosa ne pensi di questa? Ci penso spessissimo, ma che non ho il coraggio di fare. Come mai? Non ne ho idea. È un qualcosa che mi blocca. Hai paura che possa essere un passo falso e peggiorare anziché migliorare? Probabilmente, ma alla fine peggiorare, cioè, perché peggiorare? Alla fine, comunque, sia i fedelissimi sul canale, cioè, vengono sempre. Quando si affezionano le persone, vengono a prescindere. Qualsiasi cosa porti, questo mi è stato detto più volte, ed è un messaggio molto bello da ricevere dalla gente. Sì. Cioè, è bello incoraggiante. Dice, tu porta quello che porti. Comunque, sia, cioè, servirebbe comunque un qualcosa oltre COD, perché comunque sia, a me la chiacchiera piace, il just chatting, cioè secondo me io lo farei tranquillamente. Ma raccontare, infatti, esatto, io infatti ho notato questa cosa, che ci sono momenti in cui tu a fine live stai per chiudere, poi ti tieni un'altra mezz'ora buona, perché comunque ti fai, poi vola, vola il tempo, poi sì, vola. Ma vola perché sei bravo tu e non te ne accorgi, secondo me, cioè, nel senso, vola perché tu comunque
sa intrattenere anche con un just chatting. Io ho visto quando, che so, magari apri anche un articolo, inizi a guardarlo, inizi a leggerlo, inizi a dare la tua opinione, cioè tu la stai facendo just chatting a tutti gli effetti, come in pochi sanno fare. Quindi secondo me non ci credo, cioè forse è una cosa mia che mi blocca, che non ci credo abbastanza. Esatto, ma secondo me dovresti crederci, perché forse non la vedo come una forma di intrattenimento. Invece porco cane, cioè alla fine passi del bel tempo con le persone, opinioni, botta risposta, insomma, no? Guarda, io ti dico, da parte mia almeno, quando vengo da te spesso faccio zapping, ok? Quando fai just chatting non me ne accorgo, ma mi trattengo di più, cioè resto lì e ti osservo, ascolto, rispondo. Cioè è una cosa che personalmente a me, poi dipende dalle persone. Ci sono persone che magari dicono: vabbè, ho finito di giocare a Warzone, me ne vado a vedere un altro. Sì, cioè, sì. Che poi, so, che poi quello è, esatto. Allora, alcuni se ne vanno perché è giusto. Cioè, la gente se vuole divertirsi, vuole vedere gameplay. Però comunque le idee sono cose, secondo me, da tener conto, da non. Non ho abbastanza coraggio. Il buon save, è arrivato il buon save con il raid. Ma grazie, save. Grande save, grazie. Grande save. Ciao, oh, belli. Benvenuti ragazzi. Ciao ragazzi. Facciamo andare avanti Ixiobot. Vediamo Ixiobot che cosa ci dice. Ciao Valerio, ciao. L come... vabbè. L questa, come... questa è tua, dai. Lo fanno. Aspetta che non... Vedo ancora L. Dai. Come L come lo fanno. Beh, cos'è il lo fanno? Cos'è? È uno state of mind, si può dire? Assolutamente sì. Che poi, cioè, non so se conoscete il meme, da cosa è uscita sta cosa. No, e questa è la cosa che io voglio capire. Com'è nato questo lo fanno? Allora, ci fanno due risate. Il meme è da un'intervista di una giornalista, se non mi sbaglio. Sì. A un signore di Napoli. Ciao, che stavano parlando, appunto stavano intervistando, e in sottofondo c'era una macchina appoggiata su quattro blocchetti senza ruote. Oh, cazzarola proprio. E la signora, la domanda al signore, no? Scusi, ma qui si rubano le ruote? E lui: lo fanno. Ah, l'ha detto, quindi non sei stato tu il primo a dirlo. Grazie, Lore, per il follow. Non sei stato tu. Però là l'hai subito carpita la cosa. Tac, l'hai presa. Non l'ho presa io, me l'ha messa in testa il Boncili, per chi lo conosce, il Boncili. Ah, Boncili, che sì. È un ragazzo, insomma, vi siamo andato insieme, sì. Del ragazzo che ha detto più cose bannabili possibili sul mio canale. Mi sa che me lo ricordo, sai. Cioè, era lui che proprio le sparava proprio a manetta, e infatti era un disastro, era ogni volta stava con la strizza questo uomo. Soprattutto quando c'erano le situazioni quelle concitate, no? Sì. Il fight o comunque di Godimedo. Sì. Ogni volta che prendeva il cecchino e sparava a qualcuno in volo, lontano, io dovevo pregare che non lo prendesse. No? Perché se lo prendeva c'era un pericolo, veramente volava al canale. Tu non puoi capire quanti voto tu cancellare per colpa di quel ragazzo. Ciao Fulvio Fuc, grazie per il follow. Porca, andiamo avanti, dai, vediamo Ixiobot, che mi sta piacendo sta cosa di Ixiobot che ci mostra. Guarda, che fantasia Ixiobot, guarda che fantasia. Ciao Alessandro, ciao. Ah, come? Musica. Allora, ecco, la musica è un elemento che io non trovo nel tuo canale. Cioè, nel senso, bravo, non hai, secondo me non hai un'identità musicale. Questa è una cosa che non invece ne ho, ti può aiutare molto. Hai un genere musicale particolare che ti piace, che ascolti. Che poi io sai cosa? Allora, sì. Guarda, sai cosa? Io penso che ci sono sempre un po' due o tre fazioni musicali. Ovvero, quelli che ascoltano la musica rock, che in realtà non siamo in tanti, tra cui io, che mettono la musica rock di sottofondo. Poi ci sono quelli che mettono le canzoni un po' più da discoteca, un po' più movimentate. E poi ci sono proprio quelli trappari. Cioè, proprio quella trap. Questa è una cosa che, diciamo, non mi entusiasma. Oh, Pasquale, grazie per i tuoi abbonamenti regalo, Pasquale. Grazie, Pasquale. Tu c'hai un genere musicale? Non credo. Tu sei uno di quelli che la musica, se è bella, mi piace tutta, non vado a fare distinzioni. Sì. Assolutamente. Beh, però, vedi, io, se posso permettermi, assolutamente.
per esempio, io sto usando su Spotify delle playlist, quelle senza copyright. Cioè, proprio cerchi playlist no copyright. Uso YouTube io di solito. Però YouTube poi magari nel VOD ti trancia la musica, ti trancia pure la... No, però sono comunque copyright, cioè sono comunque copyright free? Ok, quindi diciamo, ecco, questa è una cosa che mi... È una cosa che ho trovato interessante, perché comunque spesso scopro anche delle canzoni che non conoscevo, perché sono poco conosciute, ma decisamente carine, decisamente carine. Poi ci sono comunque altre canzoni, cioè canzoni famose cantate da altri attori, insomma, cioè attori porco cane non mi viene, dai, cantanti, insomma, dai. Cantautori, cantautori, non famosissimi, ecco. Non famosissimi. Comunque sia, hanno uno stile diverso. Sì. E te la fanno godere magari una canzone molto famosa, no? Che comunque ti piace tanto. Sì, esatto. Va di moda molto quelle versioni blues, jazz, sì. Quelle cose là, fantastiche. No? Comunque sì, cioè, sentirla cantare da un altro cantante, sì, con un suo stile, con la sua voce diversa, sì, ti dico che te la fa apprezzare un'altra volta, ecco. Vero, appieno. È vero. Certe volte anche più dell'originale stessa, eh? Sì. Alcune sì. Altre, secondo me, dovrebbero lasciarle. Dovrebbero lasciarlo un po' stare. Assolutamente. Vuol, ti piace la musica napoletana? Chiede Kiros. Dipende. Non mi piace tutta quanta la musica. Quella troppo neomelodica, magari un po'. Ma no, ti dirò, l'apprezzo. Ciao, apprezzo anche quella. L'apprezzo. Sì. Non posso dire che apprezzo tutto, ma sì, apprezzo anche quella, assolutamente. Bene. Però, vedi, non mi ci metto spesso la sera, magari sentiamo musica, capito? Non sono uno che sente... L'adoro la musica, per carità, l'adoro la musica, eh. Però non sono uno che ne sente tantissima, sia in live che fuori. Però mi fa impazzire, cioè, poche volte... Guarda, mi hai fatto un altro ricordo. Magari quando questo lungo periodo, no, di streaming, quando magari avevo dei problemi, un po' di stress, sì, ragioni un attimino, pensi alla crescita su Twitch che magari la volevi in un modo ma invece in un altro, sì, o comunque alle volte arriva e non te l'aspetti, tipo quando uno arriva dai gol, quando arriva, sì, comunque, sì, persone che ti dicono cazzo questo è bravo, hanno disponibilità economica, boom, mi danno addosso, tipo Antonio, tipo, sì, tutti che comunque sia tipo, sì, gente che sabba da 20 mesi, gente che comunque dici porca miseria, io voglio che tu continui a fare questa cosa qua come mestiere, cioè, grazie, voglio mister, che tu rimani qui, sì, e dipende, sono comunque tutte cose, o comunque gente che continua a venire in chat e dice oh, bravo dovresti, spesso mi senti dire dovresti avere molti più spect, questa cosa qua ti dice, è vero. È comunque è bella da sentirsela dire, eh. Sì. Ogni tanto, quando hai tutte queste emozioni qua, tutte queste cose qua, che dei momenti sia belli che brutti, mi sono preso dei miei momenti, musica a palla, proprio a palla, sì, audio proprio al massimo. Di riflessione proprio. Sì, diciamo, sì, mi sono messo lì e viaggiavo. Guarda, di introspezione, la chiamerei introspezione. Introspezione. Ti metti lì e viaggi nei tuoi pensieri, no? Intanto la musica, sì, va a mille. Bello. Assolutamente. Bello. Ma comunque ce ne sono, io ho notato che ce ne sono proprio tanti, eh. Cioè ce ne sono proprio tanti che o per un motivo o per un altro tu vai là e ti chiedi ma come fa, capito, a non avere, cioè perché quello c'ha tanti spect e non fa un cazzo, per esempio, no? Non dice un cazzo perché è cresciuto grazie ai social. Questa è un'altra perché cosa, perché è cresciuto tramite video e robe varie, capito? Devi sapere che praticamente quasi tutti sono cresciuti grazie a YouTube, TikTok. Molti TikToker adesso stanno uscendo in gestione. Infatti questa è una cosa molto, ciao, buona. Ciao Brian, per grazie Twitch, per il follow. Ci sono tantissimi TikToker che stanno che hanno sbarcato e che stanno continuando a sbarcare su Twitch, che stanno proprio pompando proprio di nuovi utenti Twitch. Sì. Loro il contenuto l'hanno fatto lì. Ma io, guarda, io certe volte penso fossi partito, porca miseria, 3 anni fa. A chi lo dici? Dai, andiamo avanti. C'è Xiobot che freme qua. Che comunque sia, devi saperlo fare. Non ti pensare che se parti prima eri più vantaggioso perché c'era meno gente, meno quanto. Perché comunque sia, io vedo molti streamer anche, sì, che magari 1, 2, 3 anni fa avevano un grosso seguito che si stanno spegnendo,
quindi non vuol dire che se parti prima è vero. Io ne ho, guarda, ce n'è uno, devi sapere, continuare a rinnovarti perennemente ogni tot tempo, devi saperlo fare. Confermo, ce n'è uno, guarda, che seguo da poco, che però non è italiano. Questo qui gioca a Quake, che è un gioco che, come tu sai, io amo, mi piace, quel genere, eccetera, eccetera. Assolutamente. Lui porta Quake, è stato anche un competitive player di Quake. Alla partner, ma non va oltre i 15-16 spec ormai, Cioè, forse la partner una volta si raggiungeva anche più facilmente, questo c'è da dire. Beh, vogliamo però essere sinceri, anche in modo poco... anche poco legit, ecco, diciamo. Assolutamente, si buttava la gente, si buttano anche adesso, ma adesso prima di darti la partner ti fanno un controllo. Fanno un controllo, è vero. No, adesso è diverso. N come Nutella, dice Xbox, però tu non ami i dolci, hai detto, quindi... No. Sulla Nutella, in realtà, secondo me Xbox ha un po' fagliato. Cosa c'entra la Nutella, Xbox? Capito? Non può mica azzeccarle tutte. Secondo me, perché molti ti associano, no? Diciamo, con questo bel faccione, con questo tuo modo di essere, a uno goloso. Che però in realtà, ragazzi, Bull ci ha confessato che a lui i dolci non piacciono. Quindi andiamo avanti con l'alfabeto e vediamo come ortaggi. Quindi probabilmente gli piacciono più le verdure, Bull, raga. Assolutamente sì. Vero? Assolutamente. E questo mi distruggo di verdure. Tutte. Non ce n'è una che non mi piace. Io ricordo che una volta ce l'hai proprio detto in live, perché non mi ricordo cosa ti avevano portato. E vedevamo te con questa cosa che stavi mangiando, che era, adesso non ricordo, ma era a base di verdure comunque, e ti stavi divertendo, ti stavi proprio entusiasmando, cioè ti piace proprio con gusto, ragazzi, le verdure, cioè... Mi piace, mi fanno impazzire, cioè, veramente. Aspetta, però, Nutella, ma forse c'è qualcosa Nutella. C'è qualcosa da dire sulla Nutella? Più di un mese fa. Allora, ecco, c'era qualcosa sulla Nutella. Stile Maui, più di un mese fa, mi ha fatto la challenge, che c'era, aveva visto un barattolo di non era Nutella, era comunque cioccolata come la Nutella, però era diversa, un'altra marca. Sì. E io mi stavo a mangiare al pranzo, era riso, insalata di riso. Sì. E lui mi ha detto, il stile mi ha detto, se mescoli insalata di riso con la Nutella, lui li chiama Nutella, credo, faccia la sub. E mica me lo so fatto di due volte. Che cazzo ti è, vai. E mica me lo so fatto di due volte, eh? Ma sì, ma che cazzo. Buttava dentro lì una forchettata in Nutella e riso. Dammene 30, me la spalmo sul petto. C'era riso, mozzarella. Riso, mozzarella e pomodoro, credo, tagliato a pettini. È una bella botta di cioccolato sopra. Via, madonna mia, madonna mia, non si può sentire, cavolo, non si può sentire. Era pure molto abbondante la Nutella sopra, eh. E vai, e vai. Dai. È stata l'unica challenge che ho accettato nel mio canale per la sub. L'unica. Non ho mai accettato challenge. Mai accettato nessun tipo di challenge. Neanche sulle kill, sul... No. Non mi ha mai fregato niente. Prima, adesso magari io. Adesso ci sta Matteo, ci sta David, che ogni volta viene show. Allora, quindi diciamo adesso è una challenge un po' condivisa, e quindi tu comunque anche per spirito di partecipazione, però, con il gruppo. Ma non è una cosa brutta, cioè non è una cosa. No, assolutamente. Mi viene uno, dice, oh, se fai questa challenge faccio la sai che a me mi hanno fatto una sola volta una challenge, te la posso raccontare questa. Praticamente è venuta una streamer. Okay. E mi fa PsychoShot si chiama questa qua. Mi fa, io stavo facendo praticamente la live in piscina, da me, nella piscinetta. Bello. Allora mi fa, fai squat, ti faccio 100 beat, una cosa del genere. E mi sono messo a fare, c'è proprio la clip che faccio 4 squat dentro l'acqua. Olè. È stata l'unica challenge che ho fatto. Dai. Fatto bene. Andiamo avanti. Simo, vendersi per una sub, fatto. Mamma mia, esagerato. Ma quale vendersi? Ma ragazzi, ma noi siamo streamers, dobbiamo venderci. Esatto, dobbiamo guardare il content. Ah, Xbox, alla lettera P, è brutta come lettera P, eh. Alla P lascia spazio all'immaginazione. Ma scusa, ma la F dove sta? La F non è uscita, vero? Come la F è uscita? Prima Fortuna era la F. Era Fortuna, era. P come pad. No! Aspetta. Xbox, tu qua vuoi stuzzicare.
non stuzzicare il can che dorme, Ixiobot. No, che segnalo? Qua solo uno può segnalare, ragazzi. Segnaliamo il canale Dictioner, dai. E questo è safe, ragazzi, che può segnalare. Sono in massa. Dai, cosa ci dici del pad? Ma questo, ma è un odio, è un amore, no, odio? No. Cos'è questo sul fatto del pad? Per la maggior... Cioè, ormai... allora... nei primi tempi, dei sì. primi tempi, io mi ricordo che i pad incominciavano a uscire fuori in maniera disgustosa. Disgustosa, questa è una parola che usi spesso, disgustosa. Fammi finire però, perché sennò veramente qua il fraintendimento è un no, attimo. No, perché fraintenderti? Perché? Perché guarda caso, sono usciti fuori gli tra virgolette scandali dei paddari che incominciavano a traccare destra e manca. Sì. E un altro scandalo è uscito fuori, guarda caso, i Kronos su Amazon erano sold out, ma da mesi. Ah. Da mesi si trova più un Kronos, un Striker Pack, là come lo chiamano. Kronos Max, sì. Striker Pack, che è simile. E tutti queste cazzate qua, tutti questi programmini qua. Guarda sì. caso, era tutto sold out, tutto. Mentre prima li trovavi. Giusto? E allora da lì è partito all'inizio proprio mi sta, cioè non uso mezzi termini, sono proprio sul cazzo, ma forte. Sì. Sì. Forte, cioè proprio mi facevano rodere il coglio quando vedevo le killcam, vedevo quelle traccate perfette. Quelle che succedono pure adesso, non è che adesso è cambiato niente. Sì. Cioè, però all'inizio, quando cioè, vedi che la gente ti spara, che ti ita dal primo all'ultimo colpo, ti rode il culo. Perché ti rode il culo? Perché sia a te che sei mouse da tastiera, sia se sei da pad, da console, legit, o da PC legit. Perché non può essere, giustamente, non può essere. Poi piano piano, questo mio... odio tra virgolette è diventato un memare. È stato un memare. Sì, diciamo che prenderebbe più pazze e risate. Lì ti sei consacrato come, diciamo, l'odiatore dei paddari. Ma che in realtà non sei l'unico. In realtà, no, ovviamente. Cioè, in realtà non sei l'unico, perché basta comunque vedere tanti che giocano comunque con mouse e keyboard che hanno da dire la stessa cosa. Esatto. L'altro giorno ho aperto la stream di Kyborg giusto. Sì. Guarda, l'ho beccato proprio mentre prende loadout, un baddar lo pusha, lui lo cracca, lo mette subito instant, poi quello là gli tira la siringa e gli gira attorno, brum, l'ha laserato. Ovviamente quale poteva essere il commento di Kyborg appena vista la killcam? Paddaro di merda. Ma pure save dai Goro sono dei grandi, diciamo, odiatori. Cioè, per forza. Raga, poi odiatori in senso, cioè, molto goliardico, non è che magari cioè, nessuno si offendesse. Quando più, quando meno. Cioè, da me ormai è diventato un meme questa cosa qua. Cioè. No. Ed è un meme, è importante avere comunque un meme, ecco, ma più di uno, più no? Di uno, sono cose importanti. Lo fanno proprio, esatto, tutto quanto, esatto. No? Questa è una cosa, per esempio, comunque che io invidio. Mi aspettavo il protto invece del pad, però ci sta il pad, perché è comunque una cosa molto, diciamo, al centro del dibattito, no? Sì. Al centro di ogni giorno, le bestemmie sono ogni giorno per il pad e per i paddari, insomma. Quando volete 1v1 da MK, la Simo. Attenzione, la sfida. Dai, Ixiobot, aspettiamo te, Ixiobot. Ci sta. No, va. U come quadro. Quadro. Allora, questa è una domanda un po' filosofica. Vai. Se tu dovessi immaginare di appendere un quadro al posto di quella spada, ok? Diciamo. Di appendere un quadro che raffiguri un qualcosa di significativo che vorresti condividere con gli altri, quindi che gli altri possano vedere un quadro, un dipinto. Che cosa immagineresti su questo quadro? Cioè, cosa ci sarebbe disegnato, cosa ci sarebbe dipinto? Magari un minotauro che guida una ruspa. Madre. Porca miseria, che bomba! E t'ho detto tutto. Un minotauro che butta il fumo fuori dal naso, fuoco, fiamme. Sì. Con ste corna imponenti che guida un carro della morte. Sì. Un carro armato della morte. Un bulldozer della morte. Questa, diciamo, è proprio la simbologia che più ti appartiene. Cioè assolutamente. La possenza, la distruzione. Assolutamente. Morte e distruzione. Esatto. Si riflette anche poi alla fine sui giochi che forse ti piacciono anche di più, no? Cioè, a parte Warzone in generale, no?
ultimamente sto giocando adesso sto giocando, tiene, guarda, Ghost of Tsushima, ce l'ho qua, tiene. Ah, allora, questo mi dicono che sia uno dei titoli più belli. Assolutamente d'accordo. Molto lungo, molto bello, estremamente soddisfacente per quanto riguarda il combat system. Ma tu c'hai la PS4? Pro, sì. Come giochi con la PS4? Indovina un po'. Con il pad. Quindi tu sei un paddaro da PS4. Di nascosto. Ragazzi, attenzione ragazzi, questa è una notizia bomba. Questa è un reveal, uno Bull shock. Spegne la live, attacca il pad, cioè, non ti scappa. Il boy sopra la moto pala meccanica del Ghost Rider, ecco, ci sta. Il boy sopra la moto pala meccanica, sì, potenza, potenza. Siamo quasi... Moto pala meccanica, mamma mia. Scritta così già fa paura, cioè già. Mamma mia, il Ghost Rider, tutta infiammata, infocata. Siamo già, ragazzi, siamo già arrivati alla R. Siamo già arrivati alla R. Vabbè. R con pensi, però ci pensi una normal spa guidata da un minotauro incazzoso. R come Roma, ragazzi. R come Roma. Roma. R come che Roma. Cosa ti ha dato questa città? Diciamo che qualcosa già ce l'hai spiegata prima, ma a te piace Roma? Piace viverci come... Devo essere sincero, al centro di Roma in 18, fra un po' 19 anni d'Italia ci sono andato forse 7-8 volte. In 18 anni di Roma. Non ci vado al centro, non mi piace, non ci perdo tempo più di tanto, sinceramente. Anche se non è che dici non c'è nulla da vedere, anzi, cioè, non viene neanche da dire che non mi piace girovagare per la città, apprezzare, capito? Sì. Godermi il borgo, comunque sia, che poi non è un borgo. Io appunto adoro camminare per i borghi, infatti sono andato in vacanza a Montegrotto, è una cittadina che praticamente è solo di terme, cioè non ci sono abitazioni quasi, pochissima roba, è solo hotel, ci sono sti parchi acquatici. Ci ho passeggiato, è stato bellissimo. Però Roma proprio no, è un casino. È un casino Roma, ragazzi. È difficile da vivere, proprio nella quotidianità, ecco. Cioè... Da vivere la lascia proprio perdere. Però, e comunque sia, considero che io non è che sto proprio al centro. Io abito cioè quasi, praticamente al limite del raccordo anulare, dentro. Cioè sto a un chilometro e sto fuori Roma io, per esempio. Okay, cioè io sono... Già... E comunque sia, però sto a 7 km dal Vaticano, cioè non è che cioè, sto qui. Roma è grande, raga, 7 km dal Vaticano sembrano pochi, ma... cioè sembrano tanti, ma in realtà sono pochi, considerando Roma. Se vai di notte che non becchi traffico... Cioè, arrivi subito. Ci arrivo un attimo. Se ci vai di giorno, lascia perdere. Siamo arrivati alla S. Che cosa ci sarà mai alla S? Mi ricordo quando lavoravo per Roma, mamma mia, che triste il traffico, ti giuro. 35-40 gradi fuori, nel camion senza aria condizionata, madre, che mai ricordato. lo fanno, si ripete, ragazzi, lo fanno, lo fanno. A state of mind, ragazzi. lo fanno. Vediamo cosa dice la S. Ma come? Che cosa si chiama? Ma Ixobot? Ma no! Ma come che essere come Suka? Ma così? No! Ma dal nulla, no, dai, facciami i seri, Ixobot, ma facciami i seri, dai! Oh, ok, adesso ci siamo. S come Stormi. Ragazzi, questa è una cosa che mi incuriosisce anche molti, secondo me, della chat. Com'è il tuo rapporto con Stormi al di là della stream? Perché io immagino che voi vi sentiate, ci sia un'organizzazione delle live, cioè quando andare live ci si organizza, no? Tipo domani sono con... Assolutamente sì. Ci spieghi un po' questa cosa, perché è una cosa, secondo me, è una cosa bella per te da vivere, no? Assolutamente, considerate che io sono andato in vacanza, però prendo le vacanze, per chi, se uno dice vabbè questi si beccano solo un live e basta, invece no, la maggior parte del tempo con Stormy lo passo fuori live. Si cazzeggia nel suo TS, nel mio TS, passa sempre o da una parte o dall'altra, quando si annoia mi dice che stai a fare, che non stai a fare. Mi rompe i coglioni per giocare a COD anche fuori live e io proprio no, infatti lo piscio ogni volta. Io non capisco come fa Matteo a voler giocare dopo che si è fatto 3 ore di live. Dopo tot vuole altro COD. E dopo la sera altro COD per streamare. E dopo che ha smesso di streamare COD vuole altro COD ancora.
Cioè, quel ragazzo è capace di giocare più di 12 ore di COD al giorno, ma come gli piglia? Cioè, non capisco. È proprio un malato di COD. Assolutamente. Comunque, tra l'altro, storia mia mamma, ma sabato giusto poco fa. Cioè, sta capì, quello sta in vacanza, non caga a nessuno. Cioè, sta per i cazzi, però mi fa. Mi ha fatto molto piacere, infatti. Ma non vi siete mai incontrati voi? Di persona no. Ma pensi. Me l'ha accennato, ha detto quando viene là a Milano, però cioè, boh, non lo so. No, perché sarebbe da andarci. O magari viene lui a Roma, cioè immagino che. Dovesse venire a Roma, insomma, immagino che vi incontrereste, no? Cioè, comunque. Assolutamente, che sei matto, assolutamente. Assolutamente. Beh, poi siamo arrivati. Si è creato un rapporto forte. Cioè, secondo me. Cioè, non è che è solo secondo me, cioè, è proprio una cosa che percepisci proprio che. Cioè, ragazzi, fuori dalle live, Matteo è completamente un'altra persona. Cioè, completamente. È diverso. È diverso. Per noi. È diverso. Ma io noto è un cazzone, che... comunque ecco... cazzone cazzeggia tantissimo. Sì, però cambia proprio tono di voce. Io noto, cioè nel senso, quando tu sei live la sera, sì, bravo, e magari lui gioca, però non è live. Esatto. Lui è molto più serio come tono di voce, cioè non fa tutti quei meme, quelle cose là. Cazzeggia molto di meno, esatto. Gioca più serio. Infatti performa pure meglio. Sì, vero, notato. Andiamo avanti che siamo sincronizzatissimi, arriviamo alla lettera T. Ecco, alla fine lui è comunque uno showman, cioè lui proprio Twitch. Lui va, gli piace proprio se li merita. Sa fare il suo mestiere, non c'è niente da dire, sa fare il suo mestiere. Ragazzi, ti come Twitch. Come trovi, diciamo, oggi proprio se tu pensi a Twitch come social, visto a livello generale, cioè da tutti quanti, pieno di streamer, pieno di gente che diciamo si trova lì e non sa manco perché, cioè, lo trovi un po', non so se posso dirlo, un puttanaio, ecco, rispetto agli anni fa, ad anni fa, no? Tre anni fa. Dagli ultimi, cioè... Ora vedi che esce fuori di nuovo il discorso Paddari. Cioè, infatti dagli ultimi due annetti neanche, che sono usciti fuori tutti questi nuovi streamer, tutti i fenomeni, sì. Con il loro pad fantastico, che sono usciti fuori, che cominciano a fare streaming, moltissimi ci hanno provato. Io lo giro Twitch, mi spizzo uno, mi spizzo l'altro, è vero, è un mezzo puttanaio. Tutta gente che si sveglia fa 20 kg a game perché hanno i loro programmini fantastici e pensano di poter fare spettacolo. Vedi, Kiros ti ha fatto una domanda che è un po'. In realtà è un po' strana. Cioè, nel senso, se non avessi aperto un canale su Twitch, cosa avresti fatto? Ma quello che facevo poco prima di Twitch, NCC, il tassista, cioè, praticamente. Cioè, io ho preso una patente e. Sono stato sfortunatissimo che mi hanno mandato a casa praticamente che era iniziato il Covid. Cioè, 3 giorni ho lavorato, poi mi hanno mandato a casa perché è iniziato il Covid. Era marzo, mi ricordo. Quindi, capito? Ragazzi, era marzo ed era successo il disastro. Cioè, mi piace. A me piace guidare. A me piace proprio tanto guidare. Mi piace guidare. Mi piace tanto. Ma sai, a me piace pure guidare, sai. Mi avevano dato un Vito, un van, un minivan, una macchina a 60.000 euro, una macchina bellissima, minivan. A 60.000 euro, un minivan. Della Mercedes. Ah, Mercedes. Ma era un'astronave quel coso. Era di una bellezza assurda, porca miseria. Quanto mi piace guidarlo. Cambio automatico, bellissimo. Guidato 6 volte l'ho guidato, poi sono tornato a casa. Quanto rosicato. Però il Covid è finito. Quindi se cioè il Covid tra virgolette è finito, insomma. Vabbè, è ricominciato, nel senso... un po' di turismo, un po' di roba è ricominciato. L'allarmismo, diciamo che si è ridimensionato. Sì, ecco. Esatto. Quindi cioè, se dovessi proprio io adesso, cioè domani spengo Twitch, no? Sì. Spengo Twitch, smetto, o comunque non per forza smetto del tutto, no? Dici, ridimensiono drasticamente tra virgolette, e streamo quando posso, no? Perché giustamente il lavoro prima di tutto, perché comunque sia il lavoro di NCC non è come il tassista, cioè, è tassista ma non è tassista, è un lavoro fatto così, cioè, è un lavoro che va a chiamata, tu hai i tuoi clienti ed è un lavoro praticamente che tu non inizi mai la tua giornata di lavoro
allo stesso orario, non hai quelle 8 ore di fila, tu inizi alle 8, finisci alle 16, inizi alle 16, fai 24, da 24 alle 8, okay? Ci sono, cioè, i tassisti hanno questo, questi tre turni qui, no? Esatto, quello sì, è come un autista a chiamata, semplicemente. Sì, invece NCC no, è diverso, cioè se un cliente ti chiama alle 2 di notte ci devi andare, se ti chiama alle 5 di mattina ci devi andare, ci chiama alle 14 ci devi andare, quindi anche notturno, anche notturno. Sì, sì. Era una macchina, era quel vito lì, era condiviso con due autisti, io e un altro ragazzo. Quella macchina lì doveva lavorare 16, almeno 16 ore al giorno. Infatti il capo mi aveva detto subito, guarda, qui si guadagna bene, però non pensare di fare solo 8 ore al giorno. Alle volte d'inverno farai di meno perché meno clientela, mentre d'estate dovrai spingere. 10 ore te le fai tranquillamente d'estate, perché giustamente d'estate il turismo, c'è più, mentre d'inverno si calma più la cosa, sì. ed è anche il guadagno è di meno, tutto quanto, perché non, io avevo un contratto a percentuale, capito? Io avevo un contratto a chiamata. Più corse faccio, più guadagno. Era così che funzionava. Chiamata. Ti manca un po' TikTok o altri social, secondo te? Che dovresti... Allora, TikTok in realtà vedo che lo curi molto, molto bene. Cioè, nel senso, vedo che... L'ho abbandonato. Ti piace, però. Sì. Non lo curo bene, devo essere sincero, non lo curo bene. Potrei fare delle clip. Guarda, l'ultimissima clip che ho messo mi ha dato soddisfazione, perché l'ho un attimino lavorata, perché comunque si sto prendendo la mano piano piano, sto cercando di capire come fare per farle sempre più divertenti. Perché se tu prendi una clip... Perché alla fine TikTok tu... Cioè, TikTok, il mio TikTok cos'è? Semplicemente fare clip su Twitch e schiaffarle su TikTok. Ecco, eccolo qua. Sì. Senza lavorarle un pochino, senza metterci qualche audio extra, tagliarle magari nei punti morti, velocizzarle, nulla, no, capito? No, ti capisco. E queste sono cosette che vanno assolutamente fatte. Uno per esempio Save, uno che invece già cura un po' di più. Sì, l'ho visto. Save fa, ma lui fa proprio lavori di grafica. Infatti, lui ci perde un sacco di tempo. Lui proprio lavora con un programmino. Ce l'ho pure io un programmino per lavorare la grafica. Ma ci metti troppo. Cioè, praticamente con TikTok è molto più semplice. Perché cioè, io prendo le clip, me le scarico, me le invio sul telefono. E poi da lì le schiaffo su TikTok e da TikTok le lavoro. Purtroppo faccio la stessa cosa anche io, purtroppo. Però guarda che TikTok, se lo sai smanettare, guarda che c'è una marea di funzioni, ma sono tante. Ce n'ha proprio tante di funzioni, e già in sé. Però comunque sia non sarà mai all'altezza a un video lavorato al computer. Beh. No, non sarà mai all'altezza di un video ben fatto, con effetti audio aggiuntivi, proprio tagliati al momento giusto, tutti fatto bene proprio. Boomer dice sì. Ma come boomer? Andiamo avanti, Bull, che dici? Andiamo avanti? Assolutamente. Vediamo? Sì. Vediamo l'alfabeto. Io non sputo mai, chiacchiero, Ululare. Allora, ululare. Devi ululare, devi farci un ulula. Ulula. Vabbè. Ah, è questo quando prendo è vero, faccio vedi. È vero, quando mi uccide lo faccio così ogni tanto. Come fai? Mi lamento è vero, ma io mi lamento in questa maniera, ma non ci ho neanche mai pensato. È vero, sono cose che magari non noti, però escono ed è content. Ma tu ti rendi conto che mi stai facendo content. Pensare a cose di me stesso di cui non te ne accorgi, non ci pensi. Sì, perché poi dall'altra parte dello schermo si notano in realtà tante cose che... È ovvio che tu in primis che fai, perché lo fai di spontanea, roba spontanea che te esce, capito? Sì. Ma no, guarda. A me sai che ogni tanto fanno delle clip. Io me ne accorgo dopo la live, neanche me lo scrivono, cioè neanche mi dicono nulla, no? Poi vado a vedere le mie clip e vedo che un tizio magari mi ha fatto una clip mentre facevo una cosa e dicevo, ma guarda io che cazzone che sono, che ho fatto sta cosa in live. Però poi mi rendo conto che era una cosa che ha funzionato in quel momento, quindi... Assolutamente. Capito? Poi ci vai a pensare dopo. E alla fine è una reazione spontanea, non recitata, tra virgolette. No, infatti. È una tua reazione a un'azione che succede, a un qualcosa di bello o brutto che sia, sì, no? Sì. Ognuno a modo proprio reagirebbe in un certo modo, no? A quello che vedi, che succede. Magari muori in malo modo, magari fai una cecchinata a uno che sta a 200 metri, no?
E reagisci in un certo modo, no? Sì. È una cosa bellissima, perché come lo faresti tu, lo fa anche lo streamer, giusto? Ma e allora magari ti ci rivedi. A me in realtà, guarda quando è che mi fai morire, quando tipo fai quelle cecchinate e gli dici semplicemente tiè, cioè proprio calmo, no? Gli dici tiè, eccola, tiè, tiè, beccate questo, tiè, cioè proprio con indifferenza. Magari... Cioè... ma dopo che ne fai tante, sì, sì. Purtroppo, purtroppo. Tipo, questo è sbagliato, questo è sbagliato. Quando ti metti il col cecchino sotto la torre lì, no? Ti metti in quella casetta col cecchino, poi a un certo punto c'era gente che magari ti arrivava da dietro, manco te ne accorgevi, perché tu eri preso a mirare lì verso le tende, verso le casette, no? C'è stato un periodo che ti fissavi lì a camperare un po', Assolutamente. Però c'è una volta che cominci a fare sempre la stessa cosa e la fai a manetta, anche se magari è una cosa difficile, no? Sì. Per chi guarda, perché giustamente ti guarda un pro player, dice: ma chi è sto coglione che sta a fare niente? Cioè, perché mai dovrebbe scaldarsi per una cosa non estremamente difficile, no? Ma manca di semplice. No. Però sì. Comunque sia, cioè, per esempio, Moonride fa... Io l'ho guardato spesso, Moon... E lui è uno showman. Lui si esalta. Mentre cioè, non lo farebbe, però non lo farebbe naturalmente, credo. Perché alla fine, riesce a farlo come spettacolo. Però ormai ha reso anche quello parte della sua persona. Cioè, esatto. Capito? È una cosa difficile, però. Bello da fare. Sì, perché ti viene naturale. Cioè, sì, esalti la prima volta, esalti la seconda, terza, quarta, quinta, ventesima, cinquantesima, no? Poi però una certa incomincia a non battere più ciglio, nonostante sia qualcosa di veramente... Ma stessa cosa è Jack, ma pure Jack. Pure Jack settimo, ci sono alcune situazioni che inizia a urlare, a dimenarsi, a fare, che poi magari in realtà ha fatto una cosa che per lui non è tanto insolita. Kiros chiede: hai mai collaborato con un'azienda di gaming o pensi di farlo? No, mi ha mandato un'email di sponsorizzazione giusto l'altro giorno, quando stavo in vacanza, no, l'altro giorno. Sì. Battleship, World of Battleships, mi pare. Però non ho potuto accettare perché stavo lì. No, purtroppo non ho fatto nessuna collaborazione con magari però, Kiro, cioè, il fatto è che queste aziende ti vengono a cercare se hai tot numeri, cioè i numeri contano su Twitch, sì, null'altro se non i numeri. Quando hai i numeri puoi fare tutto, sia puoi fare collaborazione con aziende, sia con altri streamer. Ma con Twitch stesso, numeri. Alla fine, cioè ragazzi, la partner è un contratto con Twitch a tutti gli effetti, quando tu arrivi a quei numeri ti si apre un mondo, perché le persone puntano ad avere la partner. Non è tanto per quello che poi prendi in più dalle sub o dal resto, ma perché tu hai proprio un contratto a un certo punto. Cominci ad avere affiliazioni con questo, con quello. Poi ovviamente con cose piccole, in base ai tuoi numeri, hai sempre più possibilità, cose più grosse. Esatto. Così che funziona. Esatto. Purtroppo i numeri non lo permettono. Che devi fare? Vediamo la lettera V, ragazzi. La lettera V, vediamo. Ok ragazzi, vi come vittorie. Quante vittorie c'hai su sto cazzo di Rebirth? Che madonna mia, 3000 e qualcosa, 3200, 3300. Ma forse. Sei il primo in Italia, immagino, no? Dovrei esserlo. Forse non lo controlli da un po' adesso, come... Non lo controllo da un po', no. Ma pure prima, comunque sia, non c'è mai... Cioè, almeno io non ho mai conosciuto un modo per poter capire chi è il player che ha più win in Italia. No, come fai? Cioè, io guardavo dal gioco stesso, la guardi lì la cosa. Prima ero top 180 al mondo, poi dopo un po' sono diventato tipo top 400, top 500, cioè ho perso proprio il ritmo. Ma Pelle, che tu dici Kiros, lo mandiamo a Ten al posto di Pasqua, ma Ten è una TV locale di Cosenza, Pasqua è un giornalista di Cosenza, ma Kiros può sapere che cosa intendi con questa frase? Cioè... Ma infatti io non ho capito assolutamente nulla, non ho agganciato nulla. Ten sarebbe una televisione locale qui di Cosenza, e come fa Kiros a conoscerla? Cioè, Pelle, guarda che... Io ti devo togliere mod, ti devo togliere tu. No, vabbè, dai. Vabbè. Lascio il mutante. Invece, ragazzi, siamo arrivati alla lettera Z. Z come zero. Come zero?
pensi di essere proprio 0-0-0 in qualcosa, ed è una cosa magari pure che un po' vivi con un po' di dispiacere, cioè qualcosa che magari avresti voluto fare, o avresti voluto studiare, o avresti voluto approfondire, non so, può essere un hobby, può essere uno sport, qualcosa, no? Quello che mi ha sempre affascinato, ma tantissimo, è il cosmo, l'universo. Però non sei proprio zero, dai. Cioè, no, me, no, capito? Non no, è no, una no, cosa... effetti, no, no, no. Comunque sia articoli su articoli, li ho letti, video, esatto, documentari, li ho visti a voglia. Diciamo che ti sarebbe piaciuto avere anche un po' di... una voce in capitolo, ecco, forse in quest'ambito, nella società, cioè nel senso approfondire. Non, magari... non lo so, non sono mai stato un grandissimo studioso. Mm-mm. Ok, non andavo pazzo per la scuola, sono andato subito a lavorare. Sono andato proprio subito, sì, subito. Io sono subito andato a lavorare a 16 anni, quando era, mi ricordo. Ho fatto subito lavorare, io a 22 anni già avevo casa mia, Cioè, 22 anni, cioè, dimmi tu chi ha 22 anni casa intestata, villa, una villetta, non è un appartamento. Chi ha 22, cioè, io ho scelto un'altra strada, ho lasciato lo studio per andare subito al lavoro. Perché? Certo. Perché tu giustamente, cioè, io ho fatto un piccolo ragionamento, dici, tu studi per quale motivo? Per poterti formare un giorno, trovare il lavoro per il quale tu studi, no? Cioè, esatto, per cercare di formarti in un determinato ambito e per poi poter lavorare in quell'ambito, no? Però sì, se io avevo la disponibilità di questa ditta di famiglia, no? Giustamente, sì, alla fine finisce così, no? Perché è una cosa già creata, già molto avanti, che produceva, veramente produceva soldi. Li produce tuttora, per carità. Molto meno di prima, tuttora. Cioè, io ho scelto subito di andare a lavorare. Subito di andare a lavorare, subito. Infatti, ero tra i miei amici, ero sempre quello più impaccato di soldi, ero sempre quello che offriva di qua, di là, su, giù. Non ho scelto lo studio, non ho scelto lo studio. Assolutamente, quando ho pensato, dici che porca miseria, devi fare 3 anni di questo, poi 5 di quello, poi altri 3 di quell'altro. Ho detto no, non lascia stare, vado a lavorare, mi faccio subito, perché alla fine quanto ci mette una persona con un lavoro normale a comprarsi casa? Quanti anni ci mette? 40, 30, 20? Beh, io l'ho presa a 36 anni, ho preso casa. 30, sì, più o meno, sì. 36 anni, sì, 4 anni fa. In 36 anni tu ti sei pagato casa? A 36 anni io mi sono comprato casa, nel senso che ho fatto un mutuo, comunque lo sto pagando, quindi... Che comunque... pagherai in? Ci vorrà. Ci, ma mi mancano, almeno, mancano almeno... un altri 16 anni, più o meno, sì. Ci mettono comunque almeno 20 anni di mutuo, comunque lo prendi. Sì. Io considero che senza mutuo ho preso casa in 6 anni. Fai tu. Cioè, ragazzi, sono scelte di vita. E uno è giusto che si facciano appena si ha un minimo di... non dico maturità, forse, perché quando... però un minimo di convinzione, ecco. Forse convinzione, esatto, è la parola giusta. Perché quando Però considera. Aspetta, perché c'è anche l'altro rovescio della medaglia. Considera che io adesso ho lasciato quel lavoro lì perché non potevo più, cioè, avevo la schiena completamente distrutta, non potevo, cioè volevo ma non potevo, cioè io arrivavo ogni volta la sera, quando lavoravo non sentivo troppo dolore perché i muscoli erano caldi. Tu considera che io quando mi fermavo, lavoravo la mattina, poi mi fermavo a pranzo, pranzavo, mi fermavo un attimino, poi dopo il pomeriggio ritornavo a lavorare. Tu considera che l'ultimo periodo quando lavoravo, io avevo la schiena rigidissima, rigida, proprio rigida, avevo proprio i muscoli veramente rigidi, infiammati, infiammatissimi. Io tornavo a casa a pranzo, mangiavo, quel tempo che ci mettevo, che mi riposavo, no, per mangiare, incominciava il dolore nella schiena. Il dolore alla schiena incominciava ogni volta che i muscoli si raffreddavano. Quando io non ero più sotto sforzo, sotto i muscoli riscaldati, non sentivo un dolore alla Madonna. Cioè, dolore in piedi, dolore seduto, dolore da sdraiato, sempre fisso era. Quando più, quando meno, Quando più, quando meno. E infatti l'ultimo periodo ho detto, io non ce la faccio più. Sono andato a farmi una lastra, mi sono controllato, ho fatto il raggi X alla schiena, ho detto, guarda, tu c'hai due vertebre schiacciate. Qua ci sono... è presente tra le vertebre c'è quel liquido, cosa c'è? Quei cuscinetti, diciamo, quella cosa lì morbida. Sì. Quelle cose lì erano troppo schiacciate, fuori uscivano e spingevano sui nervi. Il midollo cos'è? No, non è il midollo. Non è il midollo. No, sono...
È un come puoi chiamarlo? Tra una vertebra e l'altra. Sono dei gommini. Dei cuscinetti, dei cuscinetti. Cuscinetti. Sì. Quei due cose venivano. Erano troppo schiacciati per troppo sforzo. Per troppo sforzo. E spingevano sui nervi. E ragazzi, i nervi sulla spina vertebrale attorno, ragazzi, lì i nervi sono estremamente sensibili. Cartilagini. Cartilagini. Esatto, cartilagini. Bravo, che mia moglie è sempre sul pezzo. Ok. Quando arrivi in queste condizioni qui, ti fanno sempre male perché stanno sempre fuori, no? Perché una volta che sono schiacciati, sono sempre, non è che si ritirano, no? Rimangono così. Rimangono così. E il dolore a una certa ha detto: io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più e devo trovare un altro lavoro. Ho lavorato, per carità, mi sono comprato casa, non mi pento della scelta che ho fatto, ma io comunque sia, già a 30 anni io non ho neanche uno studio di... Non che possa servire, di sti tempi in Italia. Comunque sì, io non ho nessuno studio di... Non è una specializzazione, ok. Sì, però ho la patente fatta, ci ho messo un anno per farla, ho un esame fatto, tutto quanto io posso fare tra quanto tassista. E difatti, comunque sia, non è che dici... Non ho pensato anche nel lungo termine, ho pensato sì nel breve, ok, comprato casa, fatto bene tutto quanto, ero un paccato di soldi, stavo da Dio, tutto bene, tutto quello bellissimo. Sì. Però... Dopo, quando è finito, ho detto: oh, aspetta un attimino, ma io devo avere un salvagente per il futuro, no? Se io non ce la faccio più a fare questo mestiere qua, che posso fare? Un lavoro sedentario, possibilmente, no? Qualcosa che non mi faccia portare pesi, alzare, pesi, trasportare, fare comunque un lavoro manuale. Quale non meglio se non fare l'autista? No? Che anche l'autista comunque sia stare seduto troppe ore. Sì, diciamo che anche stare seduto, però sicuramente non è lo stesso sforzo. Assolutamente, non è la stessa cosa. Comunque sì, ho detto: prendiamo sta patente qua. E difatti ero andato a lavorare subitissimo. Ho trovato lavoro addirittura vicino a casa. Vicinissimo casa. Tutto bello, lavoro, mi piaceva, mi stavo divertendo. Che poi vedi come chiacchiero con te? Io chiacchieravo con i turisti. Tedeschi, americani, francesi. Quanto cominciavo a chiacchierare, mi domandavano se c'avevo bambini. Che poi perfezionavo pure l'inglese, no? Piano piano cominciavo a macinare l'inglese. Incominci piano piano e incominci a parlarlo sempre meglio, a capirlo sempre meglio. Mi divertivo, sinceramente. A me piace la compagnia, piace chiacchierare. Bello, vedi, sono mitragliette. Se uno ama socializzare, non c'è cosa più bella, dai. Non c'è cosa poi c'è veramente. Arrivavo con quei pochi clienti, quei pochi persone che ho portato avanti e indietro. Cioè, arrivavo proprio a confidarmi, a dirci cose private. Incredibile. Cioè, te l'ho già detto. Io sono una persona che mi apro veramente facilmente e velocemente con le persone. Ovviamente lo capisco. Ma c'è proprio dei rapporti. Non con tutti, ovviamente, non con tutti, però cioè, se lo capisco, cioè più o meno se capisco che persone c'ho davanti, facilmente mi apro. Bella Fly Firefish, buonasera Fly. Buonasera Fly. Bull, noi qua abbiamo finito l'alfabeto. Abbiamo fatto bene. Ora però io ti devo mostrare un paio di cose. Facci vedere. Poi non so che delay c'hai tu. Cioè, è bello grosso, purtroppo è bello grosso. Guarda, refresh un'altra volta, ma bello è grosso, enorme. Secondo me è colpa. Ma sai cosa posso provare però a fare io? Posso provare a ricondividerti. Posso provare a ricondividerti la schermata, ragazzi. Anche perché qua è uscita la pubblicità del Big Mac. Aspetta, facciamo una cosa. Interrompo. Vai. Provo a ricondividerti lo schermo. Vi riprendo l'OBS, ragazzi, non vi preoccupate se non vedete Bull, ecco, lo facciamo tornare subito. Vediamo adesso com'è. Io adesso in questo momento ti vorrei far vedere un paio di clip, ok? Vai. Tu mi dici che cosa ne pensi. Questa clip è la prima, vediamo se la vedono, intanto la faccio vedere anche agli altri. Allora, aspetta che non ci ho capito niente. L'hai vista però? Allora, su Discord si vede malissimo. Ok, allora. Su Discord si vede male. Adesso avete quelli in questa... Ciao, save, presto. Allora, in questa clip tu praticamente hai preso delle armi a un tizio che avevi appena ucciso e gliele hai buttate, gliele hai nascoste. Ma è di qualche giorno fa.
pochissimi giorni fa, che era, questo era un TikToker, se non mi sbaglio, era un paddaro fortissimo e ho capito che era forte, ho detto senti, sabotiamolo. Ti senti un po' stronzo quando fai queste cose? Cioè... assolutamente, assolutamente, i paddari si meritano questo, no? E altro. Questo è altro. Okay. No, no, beh, a parte gli scherzi, avevo capito che era bravo. Avevo capito che era bravo e ho preferito senti, sabotiamolo. Ah, sabotiamolo, sabotiamolo. C'è del malizioso, c'è del malizio, no? C'è della bastardaggine, ma c'è anche un po' di logica dietro, Che poi magari io l'ho fatta uscire come un infamato e basta, ok, ci sta. Va bene. Poi io c'ho delle altre clip. Allora, una è questa che forse non ti potrei godere tramite la condivisione su Discord, però ti assicuro che è qualcosa davvero di godibile. Ragazzi, perdonatemi. Perdonatemi. Non è arrivato l'alert, non so chi mi abbia ostato. No! Il Moon! Il Moonone! Il re del Moon, signori! Moon! Raid, madonna! Moon! Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti! Il Moonone, signori! The Mooner! Grande! Ciao, Moonno! Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti! Ciao ragazzi, grazie mille! Ciao, buongiorno a tutti! Ma il finale è bello! Il finale è fantastico! Monde, quando è che stavamo una partita assieme? Cioè... come ti sei, cioè, vabbè, come ti sei sentito lo vediamo, perché comunque è una cosa impensabile, direi. È impensabile una cosa del genere. Cioè, tu non avevi, non avevi previsto nulla. E come fai? Ma come c'hai giocato? Assolutamente no. Come Moon erano le 10 di mattina, lui... Sì. Infatti non te l'aspetti, perché lui non prima, come adesso, no? Sì. Lui streama fino a, non mi ricordo, all'una, fino ai 3 ora. Dai 10 ai 3, no? Sì, non so se forse dalle 10, sì, perché attacca alle 10, più o meno 10 e mezzo, sì. Il ride mi pare che erano tipo verso, non mi ricordo loro, forse era verso l'una, tipo. Aveva fatto una short live perché Doan era il 10 dicembre, non ricordo benissimo. minchia. La data di nascita tua non te la ricordavi, però il ride the Moon, sì. Il 10 dicembre perché Doan festeggia l'anniversario con la donna. Quindi ha fatto una short live e ha deciso di ridare. E ha preso me. Come cazzo t'ha preso? Cioè, nel senso... Stavo cercando a caso. Tra l'altro, Alemao, ti ricordi di Alemao? Alemao CTV? Una cosa del genere? Sì, proprio, sì, lui, sì. Proprio lui. Sì, proprio lui. Sì? Stava decidendo se dovrei dare lui o me. Ah, lui streamava Alemao pure? Ha streamato per poco. Pelle dice che ti ha avvisato lui del Raid di Moon, se no non avevi realizzato. Pelle dice che ti aveva avvisato lui del raid. Esatto, voleva raidare Alemao, però no, la cam. Lui ha scelto uno con la cam. Ragazzi, ma avete visto perché la cam è importante? Che io vi dico sempre, la cam Ma non c'entra magari, qua è stata una botta di culo e basta. Cioè. Ci sta una botta di culo e basta. Oh, ti faccio vedere un'altra cosa. Secondo me... Vai. Vediamo se te la ricordi questa. Questa è una cosa che mi ha fatto spaccare, ragazzi. Vediamo se ti ricordi qualcosa guardando sto clip. Non avevo messo... Esatto, non sapevo chi mi stava donando. Era Daigoro che donava $1 alla volta. Alert not found, ragazzi. E io l'avevo messo male perché non ero capace. Tuttora non sono capace. Guarda, C58 non mi piace. Senti Antonio com'è cattivo, ma poi vedi Bull, è meglio non avere la gamba. Anto, ma che cazzo? Vabbè, ci sta. Non è ancora io. Antonio è incazzato, Antonio. Mi ero messo nell'angolo da vergogna, guarda. Mette tutto a posto. Ci ho messo un sacco, guarda Peppe, sistema tutto alla fine, non l'ho fatto manco bene. Però vedete ragazzi che questo è content, Cioè da questa cosa qua nasce un bel content, che sono proprio gli imprevisti che ti fanno impazzire e ti fanno comunque forzare content. Io ma ne andavo fiero, non hai capito? Non andavo fiero, porca miseria, non andavo fierissimo.
Mamma mia, ha aggiunto gli alert di quello, di quello, di quell'altro, di su e di giù. Ma sì, ovviamente sta scherzando Antonio, ragazzi. Ma sì, dai. E poi, ragazzi, io concluderei queste clip con questa. Con questa qui. Oh, c'è la cacchina lì, hai visto? No, il pad. Guarda. No. No. Ragazzi, potete sapere che io adoravo i... Guardate adesso che fa. Ho preso il monitor, ragazzi. Ha preso il monitor? Col pad. Guarda. Ma che cazzo faccio? Coccolo il pad invece del monitor. Coccolo il pad invece del monitor, ragazzi. Cioè, attenzione. È distinto, no? Non ci ho pensato. Cioè, invece di coccolare il mio monitor della Madonna, bellissimo, fantastico, coccolato il pad. Mannaggia la miseria. E poi questa te la devo far vedere troppo. Che bello, figura questa... di merda. Cos'è il gas? Questa te la devo far vedere troppo. Perché è una cosa che ci rende più vicini. Vediamo, a me e a te. Questa cosa qua di Stormy. Cosa stai facendo? Perché vai fuori safe? Perché Oddio. Ma Bulla, la clip non era tua, era di Xainer che si è buttato fuori safe ed è morto. È vero, sti porci schifosi, la vendono per terra. Ma si è suicidato, ha sparato per terra, tra l'altro. Ma che cosa fa? Cosa ha fatto? È quel porco maledetto, va spacciandosi per me, capito? Come fa a spacciarsi per te? A quanto pare la gente vede la clip e Bulla, sì, è lui, ecco. Ma, sì, ma c'è scritto Xainer, c'è scritto, come fa ad essere... Dai, ragazzi, cioè, che poi ecco la cosa, cioè queste cose, raga, queste sono le cose belle, queste sono le cose belle, cioè queste sono davvero le cose belle, non è tanto, cioè, tu ti vedi quello che tryhard fortissimo, ok ragazzi, bravo, cioè, però quando poi trovi all'interno di una live, che poi qua praticamente si era messo pure Tofuso a dire vogliamo la clip nella chat di Stormy, vogliamo la clip, perché io dicevo c'ho una clip di Bull che muore nel gas, c'ho una clip di Bull che muore nel gas e tutti quanti poi a dire a Stormy vogliamo vedere la clip, ma dov'è la clip, io che mandavo la clip a Tofuso, io che, insomma, diffamazione tutto per mia. Fare però ci sono riuscito, ho fatto vedere sta clip. Sì. Senti, adesso ti tocca fa una cosa prima di fare il reveal, perché adesso ragazzi faremo il reveal del prossimo streamer, però tocca fare una cosa a Bull e mi serve il vostro aiuto, ragazzi. Sì, ragazzi in chat, Ryuk, tu sei capace di in questo momento, riesci a fare un sondaggio in questo momento, un sondaggio proprio veloce, Ryuk, perché ragazzi dobbiamo scegliere 4 oggetti, no, e quello più votato... secondo te cosa votano? Aspetta. Quello più votato nel sondaggio, Bull dovrà venderlo, cioè dovrà fare una sorta di come se facesse una televendita nella cam cercando di venderci questo oggetto, perché ragazzi ricordate che uno streamer deve saper vendere. Assolutamente, deve saper vendere e vendersi. Deve sapersi, bravo, vendere, deve saper vendere. Quindi ragazzi, scegliete 4 oggetti, Ryuk. Vai, deve saper convincere, assolutamente, esatto. La massa. Io direi, ragazzi, il primo oggetto ve lo dico io, ragazzi, il primo oggetto è uno spadone. Sì. Uno spadone. Ok, poi abbiamo mouse e keyboard. Quante cose sto imparando oggi, in che senso? Oh, Ryuk, mouse e keyboard! Mouse e keyboard, sì. Ryuk, tu fai un cenno se stai facendo il sondaggio, mouse e keyboard, poi cosa abbiamo? Una pala meccanica, ok? Ragazzi, io direi di inserire a questo punto anche un pad. Beh! Ok? Perché oltretutto il pad, lui ce l'ha lì. No? Ce l'ha il pad lì. Cazzo, l'ho preso prima. Da qui non posso, e ti pareva. Dai, lo faccio io il sondaggio, Ryuk, non ti preoccupare. Guarda, io non riesco a trovare
un moderatore che quando gli dico me lo fai un sondaggio riesce a farmi un sondaggio. Ma c'è Gorillone che gli è addosso. Sì, ma Gorillone da me, gliel'ho tolto il mod a Gorillone. Però mi sono fatto il fondatore da lui, gli ho detto perché devo rompere i coglioni a qualcun altro che magari dice lo volevo io, cioè solo per quello mi sono fatto lo stemma fondatore. Allora ragazzi, facciamo una cosa. Piccia al momento giusto soprattutto. Come si fanno i sondaggi? Io non so, tipo slash qualcosa? No, vale, basta che vai qua, no, io vado qua, boh, non lo so, lo faccio qua ragazzi, dai. Puoi farlo direttamente in cosa certo? Vende? Me ne frega, dai, Bull... Cosa vende Bull? Allora facciamo. Ok. Pad. Facciamo. Pala, come si chiamava la pala? Pala meccanica. Meccanica. Pure tu, Sasuke, bravo. Pure tu, il founder, giusto per non farlo fare agli altri. Pelle, non mi fa fare. Insomma, va, nessuno riesce a fare il cazzo del sondaggio. Vabbè. Pad, pala meccanica. MK, spadone, ragazzi. MK ragazzi, facciamo un sondaggio velocissimo di un minuto, l'MK, ragazzi, di un minuto, di un minuto, quindi iniziamo il sondaggio. Non rispettano le pelle, cose guida, cos'è? Non gli piace qualcosa? I contenuti non rispettano le linee guida, oddio, non gli piace il pad, ragazzi. Non gli piace il pad? Ti immagini non gli piace il pad? Non gli piace... Ma no. No, non gli piace il pad. La pala? Oh, non gli piace, guarda, i contenuti non rispettano le vita. Ah, forse spadone? No, dai. Guarda che incredibile. Ah, non gli piace il punto interrogativo alla domanda? Oh, vediamo se parte. Anche a te, anche a te esce questo, pelle. Forse è partito? Ma non lo so se sta partendo, secondo me no. No. Ma dimmi te. Wow, guarda che è una cosa incredibile. Guarda Antonio che sceglie il culo, a tanaffa. Il pad non va venduto. Il culo sì però, eh. Vai a cagare, ragazzi, non, se scrivo bull, vediamo se scrivo bulldozer. Niente, non gli piace? Non gli piace, ragazzi. Ragazzi, non gli piace. Vabbè, togliamo pala, mettiamo solamente pad, perché tanto la pala non la sceglierete mai. Mettiamo pad MK. Ok, ragazzi, fatto il sondaggio. Non gli piaceva qualcosa, tipo MK. Forse la tastiera, ragazzi. Non gli piaceva la tastiera al sondaggio. Quindi, ragazzi, allora, votate. Votate. E secondo te cosa potranno mai votare? MK, fammi votare via. Ci sono pure io in chat, tanto. Olè. Vai, 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 vai. Vota pure tu, vota pure tu. No, già tre col pad, maledetti. Già stanno farmando. Eh sì, ce n'è uno solo, MK. Che stronzi. Ma anche il sondaggista, porca miseria, Blast, c'hai ragione, porca miseria. Voglio fare lo streamer, ma anche il sondaggista. E niente, mi sa che sto sondaggio sappiamo già come è messa. Come è messa? E come può essere questo? Intanto ragazzi, riapro la carta d'identità di Bull, ve la lascio in bella vista. MK, so io. Ecco qua, vi lascio la carta d'identità di Bull in bella vista. Vabbè, mi sa che devi vendere il pad Bull. La vedo così. Mi sa che... Sondaggio terminato, ragazzi, è già terminato. Niente, allora Bull, è il tuo spazio. Il mio spazio, dai, amici amici, inizia così perché è il tuo. allora ci siamo, ci siamo tutti, vai. Allora amici miei, volete giocare e vincere, ma vincere sempre incondizionatamente la vostra bravura, anche se siete dei bidoni con le mani, anche se siete dei cessi con le ciabatte, volete farlo? Ebbene sì, giocate a Call of Duty. In quale modo? Non con questo, non con quel, ragazzi. Questa cosa qua. Qua abbiate solo cazzi con questo. Bensì con questo, ragazzi. Clippate, questo... ragazzi, clippate. Guarda qua. Questo pezzo di manufattura. Fantastico. Vi darà delle esperienze, vi darà delle gioie immaginabili. Vi farà sentire onnipotenti. Sempre. Sempre, indipendentemente da quanto tempo ci impiegherete.
Non servirà nessun impegno. Porca... Non servirà impegno. Non servirà assolutamente impegno. Basterà premere questi due tasti qui, l'anime Give and Murt, 1 e 2, eh? Questi due tasti qui e vincerete sempre a discapito di questi poveri coglioni che useranno questo attrezzo qua. Sì. Sono, arrivate già 12 telefonate, Bull. Assolutamente. 12 telefonate, ragazzi. 12 telefonate solo per oggi. Hai presente lì com'era una vacanza, vita in vacanza, com'era? Vuoi vincere facile? Ponzi, popo, tiè. Win for life. Win for life, uguale, tiè. Dammene due a me, Blast ne prende due. Sto lavorando bene. Due tassi, amici, sbordi, due tassi, non di più. Due, nient'altro, ce n'ha tanti, ma questi qua non servono a niente, tranquilli, solo... Per bellezza, gli altri, questi qua rotoni, non so che cazzo sono, poi la X, il quadrato, il triangolo e il cerchio, qua, se freccette qua servono manco queste a un cazzo. Due tasti, signori, solo questi due, nient'altro. Fa da solo, completamente. Credetemi, ragazzi. Credetemi sulla parola, voglio bene. Ragazzi, un applauso, grazie. Ragazzi, un applauso a Bull, ragazzi. Assolutamente, certo che te lo firmo, assolutamente. Dai ragazzi, un applauso a Bull. Allora, Bull... Io innanzitutto ti ringrazio a nome mio e a nome sicuramente di tutta la chat per la tua presenza in questa live. Spero che tu ti sia divertito a passare un po' di tempo con noi. Sì, grazie dell'invito, anzi. È stato molto bello e ho gradito molto. Grazie a te. Io direi adesso però, se tu resti qui, ti faccio vedere, puoi seguirla anche in live su Twitch, sì, oppure da Discord com'è. Ragazzi, adesso facciamo il reveal dello streamer che avremo ospite settimana prossima, giovedì prossimo alle 18:30, 8 settembre. Quindi ragazzi, godetevi questo reveal con il contatore che parte da 104. Azz. Chi sarà mai, ragazzi? Vediamo se qualcuno dai, vediamo. Guarda, è una coincidenza. Non ci crederai, ma è una coincidenza, ragazzi. È una coincidenza. Non è save, ragazzi, non è gorilla. Dai, ragazzi, provate a indovinare perché il primo era facile. Bella Psycho Shot. Ciao Iris. Mua, carissima. Moon, non è Moon. Forse lo avremo, ma non è Moon. Save scritto così neanche. Save non lo avevo né scritto save né scritto save. Così. È una gorilla, io non lo vedo, mi spiace. Xio, xio, xio. Ragazzi, poi abbiamo ricordatevi l'emoticon Xio per tutti i followers. Trinità non è Trinità, ragazzi. Suspense. Dai, allora, ragazzi, vi do un indizio, È molto forte a Warzone e gioca da pad. Questo è un grande indizio. Ragazzi, questo è un grande indizio. È un grande indizio cosa? Sono tutti paddari su COD. Non è Bogo, non è Ray, non è Trek, non è STM. No, dai, ragazzi. Ma tanto pure che indovinate non ve lo dico, quindi cioè, aspettiamo comunque lo zero. Grande indizio, gioia da pad, eh? Un miliardo. Ragazzi, mancano 10 secondi. Tre secondi. 2, 1. È Magma, ragazzi. Magma, ragazzi, attualmente è detentore di un record mondiale di intercetti su Fortune come numero di win fatte di fila, adesso non ricordo quante, ma questo record lo ha fatto insieme a STM e Kisuke. Non so se lo conoscete come streamer, ma vi assicuro che merita davvero tanto, merita di essere visto. Quante ne hanno fatte? 87, 88? No, mi sembra una 50 e qualcosa. Poi è stato un record mondiale, non so se poi è stato superato, però comunque avevano fatto questo record mondiale. Dai, è con Magma, ragazzi. Ragazzi, io innanzitutto saluterei di nuovo Bull, tutti quanti, perché veramente ci ha dato prova di essere una bella persona, secondo me. Oltre quello che è lo streamer che noi vediamo ogni giorno. Ricordiamo gli appuntamenti di Bull, che sono comunque nel primo pomeriggio, in genere verso le 1:30, le 2, insomma, quando riesce a organizzarsi con gli amici, con Veri, con la Y.
E poi, e poi la sera lui gioca con tutta la chat, quindi se volete anche stasera sei in live, no? No, stasera no. Stasera no, no? Allora, stasera no, che devo scappare la donna al lavoro. Ok, 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 ragazzi. Allora, ragazzi, facciamo di nuovo un saluto grande a Bull. Bravo, un bel so, un bel so. E noi facciamo un raidino, perché così ci facciamo un po' conoscere. E direi di fare proprio un raidino al buon Pibo, che magari, chissà, riusciremo un giorno forse ad avere anche ospite qui. Sarebbe un bel colpetto. Okay? Non sarebbe sbagliato. Ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire, ragazzi. La musica aumenta, io vi saluto. Alla prossima, ci vediamo domenica per il Mixerioso, ragazzi. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.